La Bibbia, gli antichi testi sumeri, quelli delle culture mesopotamiche, davvero parlano di visite sulla Terra di civiltà extraterrestri? Questo almeno è quanto sostengono alcuni moderni appassionati che rileggono a modo loro questi testi antichi. Ma quanto sono credibili? E che cosa ci dice questo bisogno di credere agli extraterrestri? Ne parliamo oggi a Strane Storie. Una credenza che sembra offrire un'interpretazione del mondo e della realtà ritenuta alternativa a quella storicamente accertata, un'interpretazione all'apparenza coerente, anche se va detto subito che è priva di qualunque fondamento storico o scientifico, è quella degli antichi astronauti. Divenute popolarissime negli anni 60-70 del secolo scorso grazie ai libri di autori come Peter Colosimo ed Erich von Däniken, poi cadute nel dimenticatoio e ritornate di nuovo in auge negli anni 90 con scrittori come Zecharia Sitchin, Graham Hancock e Robert Bovall, e ancora più di recente con altri autori come Mauro Biglino, per esempio, le teorie degli antichi astronauti, di cui ci siamo occupati in altri video a cui vi rimando, sostengono che la Terra sarebbe stata visitata in tempi remoti da civiltà avanzatissime, che avrebbero insegnato all'uomo tutto quello che gli ha permesso di evolversi, lasciando tracce del loro passaggio soprattutto nelle mitologie degli antichi popoli, anche se alcuni sostengono vi sarebbero tracce fisiche, come per esempio certi disegni rupestri, delle statuine e altro, insomma, di cui abbiamo parlato anche in questo caso, che documenterebbero il loro passaggio sul nostro pianeta. Come sapete, per l'appunto, se mi seguite, mi sono occupato ampiamente di questo argomento, lo abbiamo fatto su questo canale con diversi video, l'ho fatto ancora più a fondo, in maniera più estesa, in alcuni dei miei libri, uno tra tutti Enigmi e misteri della storia, a cui rimando quelli che volessero approfondire e che fossero interessati. Oggi andremo ad approfondire come la credenza nelle teorie degli antichi astronauti, rinata in tempi recenti proprio grazie a YouTube e alla televisione, per fare un esempio, no? La serie di History Channel Ancient Aliens, iniziata nel 2009, non si è ancora fermata. A dicembre del 2020 aveva raggiunto ormai 190 episodi. Sembra essersi trasformato ormai in un vero e proprio culto. Secondo un sondaggio della Chapman University, la convinzione che la Terra sia stata visitata nell'antichità da civiltà extraterrestri è condivisa dal 35% degli americani. Il 55% comunque crede che anticamente esistessero civiltà avanzate come Atlantide. L'identikit dell'americano che nel 2017 tendeva a credere a questo tipo di affermazioni, secondo sempre lo studio dell'università, è quello di una donna con basso reddito che vive in aree rurali, tende ad avere idee politiche conservatrici e sostiene di essere molto religiosa, anche se frequenta di rado, per esempio, le cerimonie religiose. L'idea che non siamo soli nell'universo e che, anzi, esista una civiltà superiore che ci osserva, ci guida e in qualche modo ci protegge, è molto affascinante, bisogna ammetterlo, e in effetti per alcuni rappresenta una forma di rassicurazione molto forte che va a sostituire il conforto tradizionalmente offerto dalla fede religiosa. Se in certi ambiti è in calo la fede in Dio, non necessariamente questo significa che siano in ascesa l'ateismo o l'agnosticismo. Semplicemente molti di quelli che cercano conforto religioso lo vanno a trovare altrove, anche negli antichi astronauti. A scanso di equivoci, il concetto da cui parte la teoria degli antichi astronauti è ragionevole. L'idea che nel cosmo possano esistere altre forme di vita o altre civiltà intelligenti è tutt'altro che campata per aria. Vorrei che questo fosse chiaro. Solamente nella nostra galassia, la Via Lattea, si calcolano circa 300 miliardi di stelle, vale a dire che di sistemi solari simili al nostro potrebbero essercene circa
5 miliardi. Certo, non tutti avrebbero un pianeta posto alla distanza giusta dal suo Sole come per la Terra, ma gli studiosi calcolano che potrebbero essercene almeno 10 milioni. Di questi, almeno 1000 potrebbero avere visto svilupparsi una forma di vita di tipo batterico che, almeno su 50 pianeti, nell'ipotesi più pessimistica, avrebbe potuto evolversi in forme di vita pluricellulari. Da qui l'evoluzione avrebbe dovuto portare a forme di vita intelligenti e quindi allo sviluppo di civiltà tecnologiche. Da tutto ciò è stato calcolato che la possibilità di una civiltà tecnologicamente evoluta nella nostra galassia è, nella migliore delle ipotesi, dello 0,1%. Forse non moltissimo, ma è un numero che, moltiplicato per le circa 500 miliardi di galassie che si stima possano esistere nell'universo, diventa, nella più pessimistica delle ipotesi, 50.000, cioè 50.000 possibili civiltà tecnologiche esistenti oggi nell'universo. Non si tratta ovviamente di prove, chiaramente questo è un gioco intellettuale che alcuni scienziati, come l'astrofisico americano Frank Drake, autore della formula di Drake per il calcolo statistico del numero di civiltà extraterrestri nella nostra galassia, si sono divertiti a fare. Non a caso, di fronte a numeri simili, è attribuito al fisico Enrico Fermi il celebre paradosso: se l'universo e la nostra galassia pullulano di civiltà sviluppate, dove sono tutte quante? Come dire che, se sono davvero così tante, ma finora non abbiamo tracce o contatti nemmeno di una di queste, forse significa che Drake e quelli come lui sono un po' troppo ottimisti e hanno sbagliato i loro calcoli, oppure che la nostra comprensione dei dati è incompleta. Ciò non di meno, stime come queste ci aiutano a capire meglio quali siano le dimensioni del cosmo e le probabilità che possa esistere vita nello spazio. Il vero problema però potrebbe essere un altro, cioè quello delle distanze, l'abbiamo già detto anche in altri video. Vale la pena ripetere e aprire questa parentesi per capire di cosa stiamo parlando. L'unico luogo al di fuori della Terra dove l'uomo è finora riuscito a sbarcare è la Luna, il satellite che ci orbita attorno a soli 384.400 km di distanza media. Il primo pianeta visitabile, cioè Marte, si trova tra 50 e 400 milioni di chilometri. Ciò significa che quando si tenterà quella missione, e come sapete la NASA ci sta lavorando, e il primo passo programmato sarà il ritorno sulla Luna, previsto nel 2024 o poco dopo, ecco, saranno necessari, nella migliore delle ipotesi, almeno 9 mesi di viaggio per raggiungere la superficie di Marte con un veicolo spaziale che parta dalla Luna, ecco, e altri 9 poi per tornare a casa. Un anno e mezzo di solo viaggio per visitare quello che è il pianeta più vicino a noi. Questo per dire che le distanze nello spazio sono molto più grandi di quanto si possa immaginare osservando il Sistema Solare in una ricostruzione grafica o su una cartina dello spazio. Inoltre, eventuali visitatori extraterrestri non potrebbero certo provenire dal nostro Sistema Solare, dove è piuttosto sicuro che non esiste nessun'altra forma di vita intelligente a parte la nostra, bensì più probabilmente da altri sistemi e altre galassie. Ebbene, se pensiamo che un viaggio andata e ritorno verso la stella più vicina a noi, Proxima Centauri, che si trova a 4,2 anni luce, richiederebbe 50.000 anni di viaggio, si può facilmente capire come l'idea di questi viaggi interstellari inizi a sembrare molto meno ragionevole di quello che certi ufologi e teorici del cover-up vorrebbero farci credere. Detto questo, l'idea di antiche civiltà extraterrestri capaci magari di superare questo problema delle distanze in una maniera che per noi oggi è incomprensibile ha indubbiamente un fascino molto potente. Lo vediamo con l'attrazione che esercitano alcune idee proposte dallo scrittore a zero Zecharia Sitchin, che, reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, avrebbe concluso che gli dei delle culture mesopotamiche
altro non erano che extraterrestri. Gli alieni Anunnaki, in sumero, provenienti dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole, invisibile, sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa in cerca di minerali, forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva loro davvero parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente con la propria razza l'Homo erectus e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia, l'odierno Iraq, sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 a.C. sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitchin sostiene anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo sarebbe stata costruita dagli Anunnaki o con funzione di osservatori astronomici oppure come a Machu Picchu, per esempio, come centri per la lavorazione dei metalli. Secondo questo autore, queste idee spiegherebbero anche molti passi della Bibbia, testo che a sua volta deriverebbe proprio dagli scritti sumeri. Le prove per queste idee? Nessuna. Anche perché le opere megalitiche a cui si riferisce Sitchin appartengono a epoche molto diverse e hanno già avuto spiegazioni di tipo molto più naturale. In Italia riscuotono ancora molto successo le teorie di Mauro Biglino. Si tratta di un ex consulente finanziario che, in seguito a una serie di guai legali legati alla truffa del crack Bersano, si è messo a studiare in proprio e si è reinventato traduttore dell'ebraico biblico per alcuni testi delle edizioni San Paolo. Egli rilegge e interpreta la Bibbia come se fosse il resoconto di incontri tra gli uomini e gli extraterrestri, o meglio, questo lui non lo dice apertamente, ma è quello che lascia intendere ai suoi tantissimi seguaci che leggono i suoi libri e partecipano alle sue conferenze, che sono poi riprese, registrate e ritrasmesse su YouTube, dove raggiungono un pubblico molto ampio. L'importante, spiega lui stesso sul suo sito, è capire l'inganno colossale che si cela dietro all'affermazione Elohim uguale Dio spirituale. Elohim è il nome in ebraico biblico della divinità nell'Antico Testamento. Dio, insomma. Il problema di questo tipo di teorie è che tentano di rileggere testi come la Bibbia o l'epopea di Gilgamesh come se si trattasse di libri di storia. Il fatto è che non lo sono. Parliamo di testi che sono stati composti da più autori sconosciuti che raccolgono storie e leggende tramandate a voce fino a quel punto, magari inizialmente ispirate anche da qualche accadimento reale, ma poi completamente stravolte nel passaparola e dunque senza alcuna pretesa di storicità. Per fare un esempio, una cosa simile è accaduta secoli dopo con la battaglia di Roncisvalle tra Franchi e Baschi nell'VIII secolo d.C. Si è partiti da un fatto bellico reale che poi decine di racconti e poemi hanno rimestato e rielaborato fino a far perdere alla storia qualunque collegamento con la realtà. Ecco, allo stesso modo la Bibbia, altri testi antichi, possono al massimo essere letti come raccolte sugli stili di vita, le tradizioni e la mentalità che si poteva trovare nell'antica Palestina o in Mesopotamia, esattamente come i testi di Omero non sono libri di storia, ma ci aiutano a capire meglio il modo di vivere e la mentalità della Grecia arcaica. Il rischio di voler leggere i testi antichi o a volte anche certe raffigurazioni antiche alla lettera e dunque senza avere alcuna competenza o conoscenza sulle tradizioni, le abitudini e le credenze dei popoli che li hanno realizzati è semplicemente quello di rendersi ridicoli.
Ne abbiamo visti alcuni esempi in un altro video dove abbiamo parlato dell'astronauta di Palenque, della pila di Baghdad e di molto altro. Vi rimando a quel video. Biglino, che da qualche tempo, oltre alla Bibbia, reinterpreta anche i geroglifici egizi, è convinto, per esempio, che una raffigurazione presente su un bassorilievo egizio mostri uno spermatozoo. Ma come facevano gli egizi a sapere dell'esistenza degli spermatozoi? Semplice, gli extraterrestri avevano messo a loro disposizione un potentissimo microscopio. Facciamo finta che questo ragionamento abbia un senso. Vediamo il bassorilievo che si trova sulle pareti esterne del Naos che Alessandro Magno fece costruire nel cuore del tempio di Luxor, dove vediamo raffigurato proprio Alessandro, quello sulla sinistra rappresentato come un faraone, mentre offre 5 granelli di natron dell'Alto Egitto come rito per la purificazione al dio Amon itifallico. Ecco, di fronte al fallo del dio Amon vediamo un segno grafico che superficialmente potrebbe ricordare uno spermatozoo con la testa grande e la coda. Bene, il fatto che lo sembri significa anche che lo è? No, lo è solo per chi non si informa, per chi non vuole capire le cose ma vuole imporre la propria interpretazione superficiale alle cose. Quel segno geroglifico, infatti, è molto conosciuto tra gli egittologi e rappresenta un vaso, la presunta testa dello spermatozoo, dal quale esce dell'acqua, la presunta coda, ed è un simbolo che ha il significato di purificazione. Si trova su numerosi altri geroglifici e non è mai associato a un pene o all'idea di riproduzione. Se si trova qui, è solo una coincidenza. Non ne siete convinti? Allora è sufficiente osservare un'altra immagine dove vediamo ancora una volta Alessandro Magno che offre dell'acqua al dio Amon, che questa volta non ha il pene eretto. Ma ciò nonostante, nella stessa identica posizione rispetto all'altro bassorilievo, troviamo nuovamente il medesimo simbolo della purificazione con il vaso e l'acqua che esce. Vediamo un altro esempio di come, guardando le cose con superficialità, si prendono fischi per fiaschi. Prendiamo questa immagine molto famosa. È un bassorilievo nel tempio della dea Hathor a Dendera e mostra oggetti che alcuni, e tra questi lo stesso Biglino, ritengono essere gigantesche lampade a bulbo con tanto di filamento. Delle lampade, insomma, grazie alle quali gli egizi potevano lavorare all'interno delle piramidi. Lasciamo stare che non sia mai stato trovato nemmeno un frammento di queste presunte lampade, né tantomeno una qualunque prova che gli egizi conoscessero l'elettricità. Che cosa rappresenta questa immagine? Se ipotizziamo che si tratti di una lampada, significa che avrebbe dovuto essere una sorta di enorme tubo di Crux e, viste le proporzioni rispetto agli uomini che le sono accanto, avrebbe avuto una lunghezza di circa 2,5 metri e un diametro variabile tra 50 centimetri e un metro. Se si trattasse davvero di una lampada a incandescenza, come le comuni lampadine di un tempo che ormai sono uscite di produzione e che funzionavano perché al loro interno veniva fatto il vuoto, la copertura di vetro dovrebbe resistere a una fortissima pressione esterna e quindi essere spessa dai 2 ai 3 centimetri. Di conseguenza, una lampada di quelle dimensioni peserebbe qualcosa come 7-8 quintali. Chi la sposta? Una minima crepa nel vetro poi la farebbe esplodere come una bomba. E se invece si trattasse di lampade simili alle odierne alogene? Ecco, allora le dimensioni fanno dedurre che avrebbero dovuto avere una potenza di oltre 10 milioni di watt. Se considerate che il soggiorno di casa nostra probabilmente sono di 40, di 60 watt, ecco, capiamo subito che stiamo parlando di qualcosa di enorme.
La spiegazione reale, invece, è molto diversa. Si tratta della rappresentazione simbolica della nascita del sole, sotto forma di serpente, perché è incarnazione del dio Harsomtus, da un grande fiore di loto. Quello che alcuni credono essere il filamento della lampada, altro non è che il serpente solare, e il bulbo è il fiore. Anche questo è un geroglifico presente in diversi scritti egizi e ha un significato noto e ben preciso dal punto di vista grammaticale. Per quel che riguarda il sostegno, infine, non è un generatore di corrente, anche questo è stato detto, ve l'assicuro, ma è un simbolo che torna spesso nei geroglifici e che raffigura la spina dorsale di Osiride. E potremmo andare avanti ancora a lungo con altre figuracce di questo tipo. Ci basti qui rilevare che decontestualizzare dei testi o delle rappresentazioni cercando di imporre una interpretazione moderna è un errore, una pratica totalmente priva di senso. Un altro esempio è dato dagli UFO che, secondo alcuni, sarebbero presenti nei dipinti antichi, medievali o del Rinascimento addirittura, di cui abbiamo parlato in un altro video ancora. Ma, ed è questa la domanda principale che dobbiamo farci, perché queste teorie bislacche, che non hanno nessuna costruzione, nessun fondamento serio, vengono credute da tante persone? Perché ci piace così tanto pensare che gli extraterrestri, gli antichi astronauti, avrebbero visitato la Terra nel passato? Beh, certamente pensare che queste civiltà evolute, che sarebbero state viste come veri e propri dei dai nostri antenati con poteri straordinari, in tutto l'universo avrebbero scelto proprio noi terrestri, ovviamente ci fa sentire creature particolarmente speciali. E allora, se mettiamo a confronto questa idea, no, con quella decisamente meno incoraggiante fornita dalle attuali conoscenze scientifiche, e cioè che la Terra e i suoi abitanti rappresentano un insignificante granellino perso nella vastità dell'universo, insignificante per la vastità dell'universo, del cosmo, si intende, ma preziosissimo per tutti noi che lo abitiamo, è facile capire perché la prima interpretazione abbia per un certo tipo di persone disposte a rifiutare tutta la scienza fino ad oggi raccolta in favore di credenze che sanno essere marginali, un richiamo di gran lunga più potente. Un richiamo che li fa sentire speciali, più intelligenti, quasi pionieri di chissà quale scoperta, di chissà quale rivelazione. Secondo costoro, questi dei avrebbero dunque dato forma al nostro passato e quindi ci aiuteranno anche a intraprendere il nostro viaggio nel futuro, soprattutto quando torneranno a trovarci. E questo è un altro punto tipico di molti culti, cioè l'attesa messianica del ritorno degli dei extraterrestri, dato sempre per imminente. Fateci caso, ogni volta che qualche ex militare, ex ministro, ex agente dei servizi segreti dice che gli extraterrestri sono fra noi, e lo fa perché magari ci crede davvero, o magari in qualche caso ha un libro da promuovere o una carriera da rilanciare, la febbre di chi ci crede sale alle stelle e queste persone si convincono che il grande disclosure, la grande rivelazione sia ormai imminente. Esattamente come la rivelazione finale della grande teoria del complotto di QAnon, ricordate, ne abbiamo parlato, che prevedeva il trionfo di Donald Trump e l'arresto in massa di tutti i democratici americani, considerati satanisti pedofili, che dovevano essere tutti quanti deportati a Guantanamo. Poi Trump ha perso le elezioni, ha cercato in tutti i modi di far credere che i risultati erano stati falsati, smentito in questo da tutti i funzionari, dai giudici che lui stesso aveva eletto, compresa la Corte Suprema, a maggioranza repubblicana, ricordiamocelo, il risultato è che Biden è il nuovo presidente e i democratici, grazie a lui, ora controllano anche la Camera e il Senato americano. Davvero un amaro risveglio per tutti i fanatici di QAnon. Ma per tornare ai nostri extraterrestri, oltre all'attesa messianica del loro ritorno, appunto sempre dato come imminente, ma per qualche motivo sempre rimandato,
troviamo il costante richiamo anche ad altri temi cari alle teorie della cospirazione, a partire dall'ostilità del mondo accademico e soprattutto dal grande complotto dei poteri forti per nascondere la verità al pubblico. In realtà, più che ostilità, c'è un totale disinteresse nelle università, cioè da parte dei veri studiosi, degli storici, degli astronomi, dei biologi, degli archeologi, per questi argomenti. Solo chi li studia dal punto di vista antropologico o psicologico per capire come mai le persone possono arrivare a credere a certe cose mostra un minimo di interesse. Quanto ai poteri forti, si è visto che non sono nemmeno in grado di nascondere le prove di scandali come quello del Watergate, dell'Irangate o delle inesistenti armi di distruzione di massa di Saddam, no? Vi ricordate, che sono servite per scatenare una guerra. Figuriamoci se sono capaci di nascondere un'astronave aliena con a bordo i suoi occupanti extraterrestri nell'Area 51, come in tanti sembrano ancora oggi credere. Lo abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. L'unica cosa che renderebbe le storie sugli antichi astronauti interessanti, trasformandole immediatamente in materia di vastissimo studio scientifico, sarebbe trovare anche una sola prova che dimostri il passaggio di antiche civiltà sul nostro pianeta. Qualcosa come il monolite di 2001 Odissea nello spazio, un oggetto che nel film di Kubrick compare nella preistoria e che poi viene ritrovato anche sulla Luna, dimostrando così la sua natura inequivocabilmente extraterrestre. E qualche tempo fa, quando si è trovato un piccolo monolite molto simile nel deserto dello Utah, alcuni hanno creduto per davvero che fosse stato lasciato dagli extraterrestri, finché poi non è stato localizzato e si è visto che era fatto di acciaio inossidabile saldato con rivetti di produzione molto terrestre. Un'opera d'arte, probabilmente. Tuttavia, basterebbe molto meno, anche solo un bullone o uno spillo di Proxima Centauri, qualcosa che chiaramente non è terrestre. Ecco, tutto questo sarebbe sufficiente. Nell'attesa di scoprire qualcosa del genere, possiamo considerare la credenza negli antichi astronauti l'equivalente di una moderna mitologia che riprende gli stessi temi di quelle antiche, ma li riveste con un abito più adatto a una civiltà tecnologica e spaziale come la nostra. La stessa rilettura letterale della Bibbia o di altri testi sacri va incontro a coloro che sono fortemente legati alle narrazioni religiose con cui sono cresciuti, ma che faticano a prendere sul serio gli aspetti sovrannaturali. Così i miracoli, i prodigi biblici diventano gli effetti di tecnologie incomprensibili per i nostri antenati e tutto torna. Queste credenze straordinarie svolgono dunque la stessa funzione delle mitologie delle culture primitive. Risolvono i conflitti psicologici come la dissonanza cognitiva che si crea in chi vorrebbe credere ancora in Dio ma fatica ad accettarne l'interpretazione sovrannaturale e forniscono una risposta a ciò che è ignoto e inconoscibile. Come dice lo storico William Stibig Jr., quando in Occidente si sviluppò il pensiero scientifico, l'utilità del mito come mezzo per spiegare il mondo fisico venne meno. La religione si limitò quindi a questioni teleologiche, etiche e metafisiche, mentre veniva riconosciuta la validità della scienza per lo studio dell'universo materiale. Ma il metodo oggettivo della scienza moderna non può fornire risposte semplici e immediate a tutti i fenomeni. Coloro che hanno un basso livello di tolleranza per i conflitti psicologici causati dalle questioni non risolte diventano così i primi adepti per le nuove mitologie, alcune delle quali chiaramente non sono altro che una riedizione, una rivisitazione di quelle antiche. Le teorie popolari forniscono così quelle risposte, tra virgolette, che la scienza non è in grado di dare o ne offrono comunque delle altre, magari più gratificanti dal punto di vista psicologico.
Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, dove condivido contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, un mini corso di indagine nel mistero, svelo i trucchi di falsi medium e sensitivi e molto molto altro. Unitevi a noi, vi aspettiamo. Se poi volete approfondire meglio i motivi psicologici che ci portano a credere a storie incredibili, anche in mancanza di una prova qualunque, ecco, vi invito a seguire il mio corso di psicologia dell'insolito online. Comprende circa 150 tra video lezioni, audio lezioni, schede, approfondimenti, case studies, esercitazioni e molto molto altro che ciascuno può seguire quando vuole e con i propri tempi. Andate al sito massimopolidorostudio.com per scoprire tutti i dettagli e per iscrivervi. Noi ci fermiamo qui e ci rivediamo venerdì prossimo con nuove, incredibili, strane storie. A presto! Ah. Cos'ha? È stanco? Vuole farsi una bella vacanza, magari da qualche parte lontana da qui? Magari no. Pensavo alla vita. Adesso mi diventa filosofico, eh? Cosa pensava? Perché vivere è sempre stato un rischio per tutti. Che cosa intende? Conosco tanta gente che ci ha rimesso la pelle